La pace e cultura è questo lo slogan scelto per la marcia della pace a sostegno dell'Ucraina, organizzata a Teramo dell'Università e che ha visto una grande partecipazione da parte di comuni, centri di ricerca, istituzioni del territorio. Una camminata di circa 5 km che dalla villa comunale si è sviluppata fino all'Ateneo, per poi rientrare sempre a piedi. Oltre 1000 le persone presenti, tra sindaci, studenti, amministratori, professori e ricercatori, ciascuno con il proprio simbolo, ciascuno con un segno portatore del messaggio di pace. Sì, un unico messaggio, pace, pace collegata alla cultura, collegata alla scienza, alla formazione, quindi sono veramente orgoglioso e contento per l'organizzazione di questo evento che vede insieme le università, i centri di ricerca, i conservatori della regione, Teramo città universitaria, ricordiamolo, quindi l'apporto importantissimo del comune e tantissima gente. Ho chiesto a tutti di essere presenti con il proprio simbolo, perché è un fatto simbolico, ovviamente è anche un fatto importante, che vogliamo ribadire il ruolo della formazione e della cultura per la pace, soprattutto legato alle nuove generazioni alle quali dobbiamo un futuro di pace. È molto bello, i giovani devono essere i primi portatori di questo messaggio di pacificazione che è indispensabile per il mondo. Stiamo passando un momento di crisi veramente pesante e noi vogliamo essere in prima linea per difendere i valori della legalità, del rispetto dei territori, ma soprattutto della promozione della pacificità. Da tanto tempo sono fondatrice dell'associazione La Voce dell'Abruzzo e sono riuscita a riunire tante culture insieme. E in questo esatto momento proprio ucraini stanno insieme con i russi, anzi viceversa, i russi stanno insieme con ucraini, perché questa è la guerra, non ci appartiene a tutta la Russia. Questa pace dovrebbe arrivare più presto possibile e io da pochi giorni ci sono tornata da Ucraina, ho vissuto lì 26 giorni di guerra. Vi assicuro che ho i ricordi veramente strazianti. E questa manifestazione dovrebbe proprio portare a questo, a pace più presto possibile.